La paura si chiama contagio, un contagio che sarebbe difficile fermare se dopo la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo si propagasse ad altri paesi. Sono questi i timori della Banca Centrale Europea. Niente più ritardi, dice l'istituto con a capo Jean-Claude Trichet. Gli sforzi maggiori della manovra, e sembra quasi indirizzato all'Italia, vanno fatti subito, senza rinvii ai prossimi anni. Vanno fatte anche le riforme, perché senza crescita non c'è aggiustamento che tenga. Chi ha un alto debito e ha perso competitività, solo così può convincere i mercati. E che siamo ancora nella bufera, con l'agenzia Fitch che ha tagliato di ben 4 gradini l'affidabilità del debito greco, lo dimostrano anche le tensioni sui titoli di Stato. L'asta del tesoro è andata bene, ma non è bastato a evitare l'aumento della differenza tra il rendimento dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Significa che quelli italiani sono ritenuti meno sicuri. Anche la Borsa di Milano vira in rosso, con le banche ancora nel mirino. In questa situazione, con i leader europei che non decidono sul secondo prestito alla Grecia, pesa pure ciò che sta succedendo dall'altra parte dell'Atlantico, dove l'agenzia Moody's minaccia di tagliare l'affidabilità degli Stati Uniti se l'accordo tra il presidente Obama e i repubblicani sull'innalzamento dei limiti sul debito non sarà deciso in tempo per evitare la bancarotta.